Il commissario alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma 2016, Giovanni Legnini, ha emanato 4 nuove ordinanze sulle quali il 30 aprile scorso è stata raggiunta l'intesa con i governatori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Ordinanza semplificazione. Tempi certi per le pratiche e la concessione del contributo, 70 giorni nei casi più semplici, 130 al massimo in quelli più complessi. Fino ad oggi il tempo medio di percorrenza di una pratica è stato di 337 giorni nelle Marche, 281 in Lazio, 258 in Abruzzo, 203 in Umbria. Definizione puntuale dei compiti di professionisti, comuni, uffici speciali, conferenze di servizio, con la previsione di disposizioni mirate a rafforzare l'effettività degli impegni. Lo Stato torna a fare il suo mestiere, non più ingegnere, ma controllore ed erogatore. L'attività degli uffici, finora assorbita in prevalenza dall'istruttoria delle pratiche, sarà concentrata sui controlli preventivi e successivi al contributo. Si prevede che i controlli riguarderanno almeno un terzo delle pratiche. Le nuove procedure semplificate per la presentazione delle pratiche si applicheranno alla gran parte dei progetti di ricostruzione, cioè a tutti gli interventi di importo fino a 600.000 euro per il danno lieve e 2 milioni di euro per il danno grave alle singole unità immobiliari e 7,5 milioni di euro per gli aggregati volontari o obbligatori. Ordinanza INAIL. Fondi stanziati dall'INAIL nel 2017 per finanziare gli interventi per la sicurezza dei luoghi di lavoro e ora finalizzati anche l'adeguamento alle nuove norme anti-Covid-19 in tutte le aziende delle cratere e nei cantieri della ricostruzione. 20 milioni sono destinati a coprire fino al 100% delle spese effettuate, fino a un massimo 10.000 euro per le dotazioni di sicurezza sanitaria nei cantieri della ricostruzione. 10 milioni sono riservati a coprire fino all'80% delle spese fatte da tutte le aziende del cratere per interventi di miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro. Ordinanza comuni più colpiti. In attuazione della legge 156 del 2019 si definisce un primo elenco di comuni maggiormente colpiti dal sisma del 2016, nei quali la ricostruzione può avvenire con una serie di deroghe alla normativa urbanistica. I comuni del primo elenco, stilato dalle regioni in base a criteri condivisi, sono 44. Per le Marche, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castel Raimondo, Castel Sant'Angelo sul Nera, Cessa Palombo, Fiastra, Gagliole, Gualdo, Montecavallo, Muccia, Pieve Torina, Pioraco, San Ginesio, San Severino, Sarnano, Serra Petrona, Tolentino, Valfornace, Visso, Ussita, Amandola, Montefortino, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Force, Montemonaco, Montegallo. Entro la fine di giugno il commissario emanerà le linee guida. Ordinanza delega ai comuni. Viene messo a punto il meccanismo attraverso il quale gli uffici speciali per la ricostruzione potranno delegare ai comuni che ne hanno fatto richiesta le istruttorie delle pratiche di contributo per la riparazione dei danni agli immobili.